adesso do multe. Da dove vieni, Suor Cristiana? Vengo da Nigeria. Sono arrivata l'anno scorso. E qui in Brasile come ti trovi? Mi trovo bene, benissimo. Le tue sorelle e la gente ti ha accolto bene qui? Molto bene. Dal Brasile, sono nata qui in Brasile a San Paolo, in una regione chiamata Itaim Paulista. Sto in congregazione più o meno 15 anni, sono entrata a 99 e adesso sono già suora di voti perpetui. Sono molto Nadine, dalla Nigeria. Sono 22 anni che sono qui in Brasile, San Paolo. Ciao, sono Sora Eliene. Sto qui in nostra congregazione a 21 anni, lavoro qui nella scuola, sono la direttrice della scuola e abbiamo 104 bambini. Quest'anno ha già cominciato la scuola. Qui, come una missionaria, io mi trovo in mezzo alle nostre bambine sordomute. Io sono una professora, sono formata qui, pedagoga, e lavoro con i bambini nella classe, nella catechesi, nell'educazione religiosa. E non solo questo. Di stare insieme ai bambini sordi nell'insegnamento della lingua e anche nel lavoro che io faccio, specialmente nella segreteria della scuola, per mantenerci questo lavoro, questa missione. E lavoro anche in cattedrale, né? Di domenica io interpreto la messa e sono molto contenta di fare questo servizio, né? Di donare, di passare la parola del Signore per i sordi e farle conoscere proprio il Signore. Il nostro lavoro è ricevere, attendere tutti quelli che hanno bisogno, i genitori, le altre gente, i giovani. Questa è la nostra missione qui. Io sono molto felice, ringrazio a tutti i modenesi che aiutano la nostra scuola, che ha aiutato prima e hanno fatto tante cose qui.
Grazie per tutti, che Dio vi benedica a tutti. Grazie. Bene. Agradecemo a Deus per la tua presenza. Molto obrigada. Deus abençoe. Tchau e bom viaggio. Quando vuole venire, che amare le altre, venire qui a fare quello che facciamo, vedere, è benvenuto. Dio benedica. Dio benedica. Deus abençoe, proteja e guarde sempre. Amém. E obrigada por tudo. Grazie di tutto. Francesco, siamo felici di accoglierti. Allora torna e porti con te altre persone. Ok? Vai.